La prossima volta, ragazzi, attaccheremo con il totem alzato e potremo lanciare bei miracoli. Ora io devo capire se la creatura conosce il miracolo della palla di fuoco, perché non me lo ricordo. In caso glielo insegneremo e potremo lanciarlo in battaglia. Elementare delle strutture. Legno miracoloso. Intanto continuiamo ad alimentare la nostra officina per costruire nuovi edifici. Come stai, creatura? Meglio, eh? Elementare delle strutture. Legno miracoloso. Ah, vediamo se sa lanciare la palla di fuoco, a proposito. Vieni qui, andiamo in un punto sicuro. Diamole in caso le briglie, ecco, le briglie dell'apprendimento, così in caso imparerà. Che differenza c'è? Miracolo palla di fuoco? Miracolo palla di fuoco, ok. Sfera in fiamme. Palla di fuoco. Ci sei? Vediamo un po'. Mi stai guardando? Non vorrei darti fuoco a te in realtà, ma... Sfera okay, in fiamme. Guardami, eh. Palla di fuoco. No, non la conosce, ragazzi. Dovrò insegnargliela. Creatura, non devi prendere fuoco. Spegniti. Scusa, ti ho incendiata. Ok, insegniamole quindi il miracolo della palla di fuoco e saremo molto più temibili. Palla di fuoco. 15%. Benissimo. Cerchiamo di non distruggere nulla mentre le insegniamo. Che poi in realtà potremmo anche andare ad incendiare i villaggi di Letis. Sarei tentato, ma vorrei provare un approccio pacifico. Palla di fuoco. Poi se Letis cercherà guai, allora avrà quello che si merita. 23%. Palla di fuoco. Guardami bene mentre la lancio. 45%. Non ci dimentichiamo ovviamente di nutrire gli adoratori che stanno al tempio, altrimenti moriranno di fame lì. Il magazzino del villaggio ha quasi finito il cibo. Lo so. Sì, mi sa che avevano un po' di fame. Ok, creatura, continuiamo. Palla di fuoco. Non siamo lontani, eh? 76%. La tua creatura ha quasi imparato a lanciare la palla di fuoco. Sfera in fiamme. Palla di fuoco. 83%. Sfera in fiamme. Palla di fuoco. La gente sta soffrendo. Oh, oh. Sì, forse è il caso che li faccio riposare un pochino, li sto sfiancando. Come state? No, no, stanno bene, dai. E abbiamo anche ancora un bel po' di energia di adorazione. Ok, gli facciamo riprendere fiato e poi continuiamo con l'apprendimento della palla di fuoco che ormai non manca tanto. Oh, porco cane, la creatura l'ho fatta morire di fame, scusa. Ti porto subito qualcosa da mangiare. Magari ecco un po' di pesce. Vieni qui. Sì, c'è qualcuno che non sta benissimo, ragazzi. Sì, qualcuno stava cominciando a finire l'energia, ma abbiamo fatto in tempo. Che c'è? Non ti piace il pesce? Appena mangeranno i paesani staranno meglio, ragazzi. Dai, mangia che stai con un piede nella fossa. Bravissima. Mi chiedo se ce la faranno ad arrivare fino... Oh, porca miseria, c'è pochissimo cibo comunque. Vabbè, diamogli una mano noi. Raccogliamo un po' di grano e portiamoglielo. Ok, sta annaffiando il campo e oltretutto si è anche fatto una doccia. Peschiamo un po' di pesce di nostra mano e portiamolo al magazzino. Abbiamo fatto una bella scorta. Legno miracoloso. Che poi... Unendo tante impalcature potremmo costruire anche una meraviglia, che in pratica è un edificio immenso che serve per
potenziare gli incantesimi. Vedremo anche questo quando ci sarà occasione. Riprendiamo l'apprendimento, portiamo il totem al 100% e andiamo a terminare di addestrare la creatura. Dovrà imparare questa palla di fuoco. Ah, gli adoratori vogliono cibo, giusto. Prendiamo un po' del cibo che abbiamo raccolto e portiamolo qui al tempio. Praticamente tutto, ma poi gliene porteremo altro. Voilà! Ok, ci siamo. Prepariamo il miracolo della palla di fuoco. Spera, eccolo qua. Palla di fuoco. Pronta? Guardami. Mi hai guardato? Sì, 93% ragazzi, ci siamo quasi. Ancora. Spera in fiamme. Palla di fuoco. Non che lei debba usarla per attaccare i villaggi, però magari contro la creatura avversaria farà comodo. Spera in fiamme. Palla di fuoco. Creatura? Vai, 100%. Dove ho lanciato la palla? Ah, mamma mia, un passo dal campo e dal cimitero. Ok. Facciamo un altro tentativo, ragazzi. Dai, facciamo un'altra capatina. Eh? Che è successo? Ti sei data fuoco da sola? No, no. Dunque, non credo che si usi così. Cioè, sono contento che stai cercando di fare pratica, ma non è così che si usa. Vabbè, poi farai pratica quando andremo da Letis. Andiamo, ragazzi, ci vediamo direttamente lì. Nel frattempo che la creatura avanza, noi prendiamo altre provviste, magari... qui che ne hanno un bel po'. Le portiamo tutte quante al tempio, in modo tale che quando arriveremo nella terra di Letis... potremmo alzare il totem, potremmo lanciare incantesimi e magari anche curarci un po' di più, cosa che non è male. Anche perché stavolta la creatura di Letis avrà quello che si merita. Dobbiamo avere una fogente. Però magari prima le facciamo fare un riposino. La vedo un po' affaticata. E intanto noi piazziamo altre case qui, così loro costruiranno. Sto facendo un piccolo cambio di programma, sto mandando la creatura a riposare, così saremo in piena forma. E non ce l'ha fatta, è morta a un passo dal tempio, porca miseria. Vabbè, si riprenderà. Noi nel frattempo aspettiamo. Qui costruiscono la casa. Mettiamo degli alberi nel frattempo all'interno del villaggio, in questo modo dovrebbero venire considerati sacri e non verranno abbattuti. E noi potremo coltivarli. Potrei anche andare a coltivarli lontano in realtà, dove non possano essere raggiunti, tipo qua. Però intanto qualche altro albero qui male non fa. E poi abbellisce anche il villaggio. Ok, appena la creatura sarà tornata in forma andremo a combattere. Ok, ci siamo. Partiamo alla volta del nemico. Quindi, qui ci aspetta una bella passeggiata, quindi taglierò e noi ci vediamo tra poco. Ok, ci siamo. Stiamo per uscire dai nostri confini ed entrare ufficialmente nel territorio di Letis. Ok, siamo in terra nemica. Puntiamo al villaggio. E appena saremo lì vicino, anzi... andiamo subito, alziamo immediatamente il totem. In questo modo dovremmo essere pronti a controbattere appena sarà necessario. Anche perché Letis a breve ci attaccherà con i suoi maledetti fulmini. Aiutami, amico. Devi aiutarmi. Sto arrivando. La nostra energia di azione si è esaurita, ma... qui intanto che sta su... ah, qui è dove abbiamo buttato tutto quanto giù prima. Per la miseria, so forte, Ok, comincia a fare cose belle, creatura. Impressiona. A parte
parte che c'è rimasta... c'è pochissima gente, forse magari staranno dormendo. Letis non ci ha visto, forse sta lavorando da qualche altra parte con la sua creatura. Sì, sta in questo villaggio. Vediamo, ecco, magari del cibo. Perché non è pronto il cibo? Non ho adoratori al tempio? Sì. Uno dei tuoi villaggi ha desideri molto intensi. Cornicopo. Ah, eccolo. Non è una buona cibo notizia, miracoloso. Capo. Allora, vieni qui, creatura. Impressionati, eh? Ma toccherà fare di più. Proviamo a lanciare il miracolo della foresta. Serve un buon caricamento, ma proviamoci. Fa effetto, eh? Dovrebbe aver dato una bella smossa. E infatti siamo quasi pari a Letis. Diamo loro della legna. Legna miracolosa. Non so quanta valga, quanto valga, ma dovrebbero essere contenti. E se non saranno contenti li attaccherò, perché io sto facendo il buono. Ma porca miseria, questi non sembrano minimamente impressionabili. Diamo loro della legna. Oh, bravissima creatura. Così si fa. Vai, premio. Forte, tanto premio. Ok. Dare legna è cosa buona. Vai, continua. Abbiamo superato Letis. Siamo più vicini di lui al centro del villaggio. Presto sarà nostro. E Letis non sembra essersi accorto in realtà. Non sta facendo nulla. E inoltre questo villaggio ci darà il miracolo del fulmine e della tempesta. Quindi sì, direi che conviene decisamente conquistarlo. Vai. Vai. Cura. Dai, dai, che manca pochissimo. Magari annaffiamo qualche albero. Sto combattendo per la terra che vedi sotto di te. Dunque, com'era? Pioggia. W. Non capisco perché ci metto così tanto a caricare i miracoli in realtà. Forse perché la foresta ancora succhia energia. Non lo so. Chi è Dio? Ce l'ho fatta! Grande! Ok, abbassiamo il totem prima che qui muoiano. Pioggia di vita, elementare, miracolo della pioggia. Mi congratulo. Legno miracoloso. Grazie, Kazar. Visto, sì. Come state? Beh, il cibo ancora c'è, quindi non dovrebbero stare troppo male, anzi. Benissimo. Abbiamo allargato, guardate ragazzi quanto si è allargato il nostro orizzonte d'azione. Ora possiamo agire pienamente qui dentro. E c'è già una missione pronta. Però io volevo combattere. Andiamo a rompere le scatole a Letis. Sono richiesti altri edifici. Ok, la creatura si sta riposando. Bene, torna in forze. Prima di chiudere il gameplay vorrei fare un'altra battaglia gloriosa. Spero. Vai, si va a caccia. Andiamo a cercare la creatura di Letis. Poi nel prossimo gameplay mi dedicherò un po' di più alle missioni. Dov'è la creatura di Letis? È al tempio? Ah, gli ha lasciato del cibo. Peccato che non posso ancora fregarglielo. Eccola qui. Agganciamola. E vediamo che succede. Briglie della rabbia. La mia creatura è disidratata e ha bisogno di bere. No, non è il momento di essere disidratati, su. Tocca vedere se riesco ad arrivare fino a Letis, cioè fino alla creatura di Letis, perché probabilmente mi fulminerà lui stesso prima. Anche se, effettivamente, avendo io il miracolo del fulmine, potrei richiedere un po' di adorazione e caricare il miracolo... qual è quello? Fulmine magico, eccolo. Lasciamolo a caricare, vediamo.
Ah, però fuori non penso di poter agire. Ok. Ecco, questo qui sarebbe... Letis mi sta attaccando, maledizione. Ok, la creatura sta arrivando. Carichiamo, torniamo ad alzare il nostro totem un'ultima volta. In questo modo avremo energia per curarci. Ci siamo. Se se la pianta di fulminarmi, io andrei a combattere. Ok. Vediamo se posso curarla. Dov'è cura? Ok, si è aperta l'arena. Ok, partiamo come al solito svantaggiati. Oh, ha colpito, ha incendiato anche la sua creatura, quel cretino di Letis. Niente ragazzi, siamo ancora troppo deboli per combattere, ahimè, mi dispiace. Anche se pure lui non se la sta passando benissimo. Ok, ci rafforzeremo un altro po' e poi riproveremo a combattere. Purtroppo per loro la vita va avanti. Il cibo qui ancora c'era, quindi non se la passavano poi così male. Ok, raccogliamo un po' di legna. Creiamo un'altra casa. No, non volevo piantare l'albero qui. Poi ragazzi, off camera espanderò la foresta molto di più. La prossima volta troverete un bel bosco qui. Per ora mi serve legna. Uniamo le impalcature e costruiamo un'altra casa, vai. La metterò qui. Perfetto. E costruendo questa casa, ragazzi, io vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima volta in cui cercherò di combattere ancora, di rafforzare la creatura, di espandere il villaggio. Soprattutto a inizio gameplay avrò riallargato un po' questa foresta. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale, naturalmente commentatemi. E io vi saluto qui mandandovi un grande abbraccio. Ciao ragazzi, alla prossima!